Mi sentite? Sì, Perfetto. perfetto. Mi sento. Buongiorno a tutti. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno Elisabetta, Lorena che forse Buongiorno Lorena. Lorena ha chiuso. microfono chiuso. Lorena. Microfono. Adesso, perfetto. Vieni. Prova. Però Mi sento pianissimo. noi Beh, ci sentiamo bene. cercheremo di alzare un po' la voce, eh? Esatto, allora Sentiamo. benvenuti ad Autori e Domiciliari, benvenuta la nostra ospite Lorena Simonini, che è una poetessa, e buongiorno Isabella. Buongiorno a tutti, Buongiorno, buongiorno. essere di nuovo qua con voi. Ormai è una nostra consuetudine, piacevolissima, direi. Esatto, è un piacere anche per me, io sono molto contenta di essere qui insieme a voi. Allora, partiamo subito con l'intervista. Oggi abbiamo con noi una poetessa e quindi è un onore per noi averla come Certo. ospite oggi. E Lorena, puoi parlarci un po' di te? Puoi dirci chi è Lorena Simonini? Sì, allora, Lorena Simonini innanzitutto è una mamma di tre figli, che ormai sono abbastanza grandi, di 24, 20 e 14, poi è una bibliotecaria da 5 anni, perché io principalmente ho fatto l'educatrice per 20 anni di scuola dell'infanzia, da 5 anni lavoro in biblioteca. E mi occupo sempre comunque di bambini perché mi occupo di Bene. lettura, di leggere ai bambini i libri ad alta voce ed è una cosa che faccio con immenso piacere. Ah, E poi certo, immagino. una poetessa e una scrittrice perché poi ho anche in progetto di scrivere dell'altro, oltre Benissimo. che le poesie. Ecco. Perfetto. Bene. Bene. Allora, entriamo nel cuore dell'intervista e parliamo del tuo libro più recente. Che è questo? Faccio vedere. Facciamo vedere anch'io. Io l'ho qua. Poesie in riva al fiume, edito Eccolo da qua. Aletti Editore. Sì. Allora, quello che mi ha colpito tantissimo del tuo libro sono soprattutto l'atmosfera molto onirica, sognante e delle tue poesie. E io ho respirato sempre un tono molto, molto malinconico e ho sentito spesso la sofferenza espressa nei tuoi versi. Però ve ne sono alcune invece molto più dolci, con atmosfere, sì, diciamo, meno tristi, meno nostalgiche. Ve ne sono anche alcune che hanno un tono un po' arrabbiato. Quindi vi sono tante poesie molto diverse l'una dall'altra. E mi ha colpito molto questo contrasto. Nonostante appunto sia un libro, una raccolta, in realtà una raccolta piuttosto, diciamo, piuttosto eterogenea come silloge. Allora, io vorrei leggervi, due poesie che a me hanno colpito in modo particolare. Io le ho trovate molto, molto belle, perché le poesie di Lorena tendono ad essere, concise, però molto, molto pregnanti. Vi leggo questa che si intitola Nulla. Odio il rumore, odio il fragore, odio la quantità e la moltitudine. Fammi sentire solo il leggiadro suono di un risveglio nel nulla. Io la Bellissimo. trovo incantevole, Bellissima. bellissima, io la trovo veramente bellissima. E ve ne voglio leggere un'altra. Che ho qui, vorrei musica che ha un'atmosfera molto molto diversa, perché l'altra che abbiamo letto è piuttosto aspra, diciamo forte, mentre questa direi che ha un'atmosfera più nostalgica e comunque più proprio più lirica.
Non c'è pace per la musica che viene, per la musica che viene. Vorrei cantare e gridare. Non c'è giustizia per il mondo che vorrei. Non c'è più nessun orizzonte. Aprilo tu con le tue forti braccia. Apri un varco, amore, con le tue forti braccia. Aprilo per noi. Quindi questa è una poesia molto bella e che però ti apre a una speranza. E direi che il tema dell'amore è il tema principale, l'amore come quel sentimento che riesce a colmare i vuoti, a darti la speranza e la voglia di vivere, nonostante tutto. E come ho detto, si sente tanto la sofferenza del vivere nelle tue poesie. E, però c'è anche di fondo questa speranza nel poter affrontare la vita nonostante tutti i suoi ostacoli, e direi che la speranza è riposta poi nell'amore, in questo sentimento che è sicuramente fra un uomo e una donna, però può essere anche inteso come un amore di altri tipi, un'amicizia, amore nei gesti quotidiani, anche appunto proprio nella vita di tutti i giorni. Sì, no, io in questa, se posso dirlo, certo, è proprio quello che ti volevo chiedere, di commentare un po' queste due bellissime liriche. Allora, innanzitutto, la musica per me è una cosa importante, no? Perché io sono una appassionata di musica, quindi questi suoni io li sento anche quando in realtà non accendo la musica e quando musica non c'è, perché la melodia, comunque anche i suoni della natura, quando apro la finestra al mattino, il cinguettare degli uccellini, oppure per me tutti i suoni comunque creano una musica. Quindi la musica per me è una cosa importante nella vita. E quindi ho voluto intitolare questa poesia così perché mi piaceva l'idea di dire quanto è fondamentale la musica, proprio come suona anche la musica nella poesia, diciamo, proprio la musicalità. Poi l'ho collegata anche al fatto che nel mondo non c'è una giustizia, secondo me, e quindi ho fatto emanare, come dici tu, il senso del volere qualcosa di buono e vincere quello che di sbagliato c'è in tutti i giorni, no? Le difficoltà che si possono trovare, che si possono affrontare. E come si possono affrontare con l'amore, anche se quando io dico apri con un varco, amore, con le più forti braccia, intendo sia una persona sia un'immagine, diciamo, quasi un po' metaforica, proprio amore visto come come un simbolismo, diciamo, proprio il fatto l'amore totale, diciamo, che si può essere nel mondo, l'amore fra le persone, può sconfiggere questa ingiustizia. Certo. Quindi non solo l'amore fra lui e lei, e quindi, come dicevi te, fra un uomo e una donna, ma anche appunto l'amore universale. Certo, perché l'amore è, secondo quanto emerge dalle tue bellissime poesie, è quella forza, quella spinta risolutiva che permea ogni cosa e che ci dà speranza per il futuro. È una forza vitale. E io ti chiedo, cosa rappresenta per te scrivere poesie? Cioè, tu hai un bisogno, senti la necessità di esprimere questi tuoi sentimenti tramite la poesia, perché, come tu hai già accennato,
scrivi poesie, ma ti dedichi anche ad altri, insomma, altri generi, però il tuo ultimo libro è una bellissima raccolta di poesie. E che emozioni, diciamo, perché tu scrivi poesie? Hai sentito proprio il bisogno di lasciare la prosa per approcciare questo genere molto diverso, molto, molto complesso, che non è proprio alla portata di tutti, perché la poesia, per coglierla, secondo me, ci vuole un po' una predisposizione, una sensibilità particolare. Non tutti apprezzano la poesia, perché è un qualche cosa di più complesso, spesso molto criptico. È un'indagine dell'inconscio, se vogliamo dirla un po' junghianamente, e quindi meno diretto, o perlomeno correggiamo questa parola che non è corretta, più arcano, di come un approccio meno diretto, in un certo senso, meno semplice. Quindi sì, tu hai il bisogno di esprimerti in poesia. Sì, io direi che la cosa l'avevo già da piccola, perché la mia maestra delle elementari, già quando scrivevo i temi, mi diceva: ma questi più che temi sembrano delle poesie, perché io comunque avevo il vizio, magari finendo la frase, di metterci i tre puntini, e alcune volte sembravano più che cioè la maestra ci vedeva sempre delle poesie, diceva: oh, ma hai fatto una descrizione. Per esempio, quando ho descritto l'abito della mia comunione, la mia maestra mi diceva: ma mi sembra una poesia. Cioè, questa cosa mi ha incentivato a iniziare a scrivere delle poesie. E quindi già da piccola io comunque, quando scrivevo, tendevo più a mettere giù delle piccole poesie, che invece, magari non in rima, non in rima, perché se certo, tante non tanto le poesie, certo, ma non... certo. Però più che scrivere un tema, mi veniva da scrivere delle poesie. È l'animo poetico che usciva fuori, l'anima evidentemente è così. Certo. Spesso i voti magari si erano un po' abbassati, perché la mia professoressa mi diceva: stai attenta, perché alcune volte in tanti punti rischi di non scrivere più un tema, ma vai praticamente a scrivere delle poesie, e tu devi fare un testo. Era richiesto in quei casi un testo non poetico, ma una prosa. E comunque io, leggendo le tue poesie, sono rimasta colpita proprio dalla musicalità. Ora, io vedrei molte delle tue poesie trasformate in canzoni, perché sono molto musicali e si prestano proprio, secondo me, ad accompagnare dei brani musicali. Poi io adoro la musica, personalmente non potrei vivere senza musica. Per me un mondo senza musica sarebbe un mondo buio, senza senso, quindi io ho bisogno quotidianamente proprio per vivere, come mangiare e bere, io ho bisogno della musica. La musica, la lettura, la scrittura per me sono un qualche cosa di essenziale, di cui io non posso fare a meno. Allora, io a questi punti lascio la parola a Isabella, che proseguirà con le domande che abbiamo in programma. Certamente. Allora, io volevo chiedere una cosa, Lorena: come è nato questo libro? Quanto tempo ci è voluto per scrivere un libro piuttosto consistente di poesie? Perché immagino che ci sarà un momento in cui un poeta ha l'ispirazione, magari ne scrive una, due. Ecco, siccome io non sono poetessa, per cui non so come funziona la cosa, se è meccanica, ma non credo, penso che ci vorrà uno stato d'animo particolare, cioè in quel momento o la tristezza o la gioia per un'altra cosa sono sentimenti che stimolano forse a scrivere una lirica, insomma. E per te quanto tempo hai impiegato a scrivere questo libro? Allora, il libro in realtà è stato scritto in due momenti diversi, diciamo. Ecco. Perché alcune poesie erano già state scritte, e forse
sono quelle che hanno il tono un po' più cupo, un po' più meditativo, un po' più sofferente, e sono state scritte in un periodo in cui io ho avuto particolari problemi familiari. Quindi l'altro pezzo del libro invece è stato scritto al ritorno di una vacanza, quindi in una situazione completamente diversa, in una situazione di relax, in una situazione in cui io mi sentivo ispirata comunque dalla musica, dalla natura. È stato intitolato Poesie in riva al fiume perché al ritorno di quella vacanza che era stata fatta ai laghi o comunque nella zona del Veneto, perché eravamo per lì, ero sul Piave e quindi è venuto proprio Poesie in riva al fiume, perché a parte che è un luogo bellissimo. Sì, assolutamente. Sì, quindi diciamo un periodo felice, un periodo meno felice e un periodo più felice, quindi Più felice, sì. diciamo un po' diviso in due sezioni in questo senso. Quindi lo stato d'animo è quello che diciamo è la materia prima per fare una Sì. poesia, io credo. Perché Certo. Lo stato non d'animo è quello, è secondo me, che meccanico. spinge il poeta a Certo. scrivere. Esatto. E, può avere qualcosa di particolare questo libro, secondo, cioè per te che l'hai scritto, cosa può avere di particolare questo libro? Cosa racchiude? Io mi rifaccio un po' a quello che mi hanno detto i critici che Ecco, hanno letto sì, questo libro, diciamo, le giusto. parti fuori o chi l'ha potuto leggere, di chi è già diciamo che molte poesie ricorrono un pochettino del pessimismo, comunque dell'atmosfera leopardiana, quindi ogni tanto mi Esce fuori. Leopardi, e io ne sono ben felice perché è il mio autore preferito. Infatti speravo quest'anno di andare in vacanza a Recanati, invece purtroppo mi sa che L'anno sarà prossimo, non ti rimasto per il preoccupare. prossimo anno, anche se io ci sono già Certo. stata, ero molto piccola, quindi non Ho ricordo quanto. capito. Non ricordi bene, sì, infatti. E senti, io ti volevo chiedere, vabbè, ma ora stiamo parlando di questo che è il nostro argomento del giorno, però tu precedentemente a questo libro hai fatto altre pubblicazioni in antologie, se non sbaglio, Sì, no? ho fatto due antologie. Allora, una non ce l'ho qua da far vedere perché no, le copie che avevo le ho vendute, però fanno sempre comunque parte della stessa collana e della stessa casa editrice, che è Pagine, ed è una casa editrice romana che mi aveva anche invitato in trasmissione, a cui ho partecipato. Ah, mi ricordo. Sì, E esatto. Ti avevo vista. se volete vedere il libro è questo Sì. qua, Sì, perfetto. Emozioni, la collana si Io chiama anche Emozioni. quello, sì. Infatti. Sì, però questo è l'ultimo, quello precedente era insieme a più autori, invece questo siamo solo in otto, perché è stata fatta una Capito. selezione poi di dei brani migliori, solo di quelli che meritavano di andare alla seconda pubblicazione. Certo, una E insieme selezione. nella confezione c'è anche una graziosa bottiglietta con la poesia che ha selezionato Sì. il direttore della trasmissione, che è il maestro Elio Pecora, e cura lui le poesie migliori che sceglie poi. Certo, naturalmente, sì. Ricordiamolo che è difficile pubblicare le poesie, Eh sì, insomma. molto, È molto. un genere particolare e pubblicarle non è così semplice. È un genere che, insomma, è tosto, molto tosto. Senti, progetti per il futuro? Stai scrivendo un altro libro? Io so che un po' di tempo fa mi avevi parlato di tutt'altro genere, mi avevi parlato di un fantasy. Sì. Procede, stai andando Infatti avanti? deve partire per la pubblicazione, è Ah, rimasto un bene, attimo in stallo per il coronavirus, bene. Come ma tutti. sarà pubblicato al più presto, posso anche dirlo perché ormai io con l'editore il contratto l'ho firmato, quindi è con Edizioni Europa, e Bene. il titolo è ancora da decidere fra l'inglese e l'italiano, perché mi hanno proposto questa versione inglese Ho del capito. titolo, e io
non sapendo cosa decidere, io mi ho messo un punto di domanda per ora. Ci penso. Comunque sarebbe unite, separate l'anello dentro il libro. Ah. È un fantasy che parla di due sorelle completamente diverse di carattere che affrontano le forze del male in un Sì. mondo parallelo fra la realtà e la fantasia. Quindi è una cosa abbastanza complicata perché, vabbè, io non sono portata per i fantasy, sono sincera, però molta gente li sottovaluta, ma in realtà sono estremamente complicati da scrivere, perché l'autore deve scrivere un mondo completamente inventato, che sia anche, diciamo, credibile in un certo senso sotto certi aspetti, per cui ci vuole una dose di fantasia notevolissima, insomma, quindi non è semplice come forse può sembrare, è molto No, complicato. certo. Infatti. Senti, io leggo una poesia, perché io ne ho selezionate alcune, non sono molto brava a leggere, ci provo. A me è piaciuta tantissimo Inchiostro. Datemi una penna e la trasformerò in poesia. L'inchiostro che scorre nelle vostre vene è il sangue dei poeti, la carta, le pagine della vostra vita. Mi è piaciuta tantissimo. Bellissima. Oltretutto, parlando di scrittori, mi sembrava estremamente adeguata a noi. Insomma. Mi fa piacere perché che l'hai letta, perché è quella che ha vinto la menzione di merito al Ah! Federiciano. Beh, Sì. guarda, vedi? Allora ho beccato quella giusta senza saperlo. Perfetto, mi fa piacere almeno, insomma. E senti, progetti per il futuro, i tuoi libri li troviamo in vendita dove? Sono presenti sia su Feltrinelli, Mondadori, Amazon, librerie universitarie, sulle librerie della Coop, in qualsiasi sito. Anche, ho Sì. Sì, le. visto anche, addirittura me li sono ritrovate in un sito spagnolo che forse Sì, l'editore non mi aveva anch'io. detto. Sì, anch'io ho trovato i miei in posti stranieri. In parecchi su IBS, Sì, quindi le principali piattaforme, tutti i principali i store principali. online. Io te ne leggerei un'altra, tanto tempo vedo che l'abbiamo, mi Sì, dispiace. sì, sì. Ecco, questa mi è piaciuta tantissimo. Allora, case arroccate, case ammucchiate, case che ospitano, non solo persone, case che brulicano, case che urlano. Date il posto agli ospiti, fate il posto ai pensieri, fate il nido al cuore più sincero. Molto bella, È molto, molto, molto bella, sì. molto Sì, bella per il significato. C'è questa la casa, no? Cioè, fratellanza, l'accoglienza, l'ospitalità che purtroppo l'ospitalità. spesso manca Sì. e sappiamo come fa. È un valore che non è così Sì. scontato nella nostra No, società moderna. L'ospitalità, assolutamente. l'accoglienza, l'apertura verso il prossimo. Assolutamente, sì. Sì, in Purtroppo è molto realtà, difficile. le mie poesie, a parte appunto quello che dicevo prima nell'introduzione, ci sono anche tutti i valori ovviamente che mi hanno trasmesso la mia famiglia, i Certo. miei genitori, e che io ho voluto trasmettere ai miei figli. Infatti, il Certo, libro in giusto. apertura è dedicato ai miei figli, ovviamente. Quindi Infatti mi pare proprio di sì. il Marianna, Mirko e Marzia, così li citiamo anche le tue libro. fonti. I suoi tre Tre tesori. i tuoi tesorini, perché poi insomma sono quelli che ci danno tanta forza, i nostri figli. Esatto, E bellissimo. poi io volevo leggere ancora Regina, così la dedichiamo un po' a noi che siamo qua oggi. Regina, non sarà mai possibile che mi senta regina. Regalami il potere di esserlo, lasciami un riferimento e svanisci nel nulla da dove sei venuto. Questa anche a me è piaciuta veramente tanto, tanto, tanto. Per cui tutti i miei complimenti, Lorena, perché Sì, veramente, complimenti, sono perché è un veramente bellissimo libro. belle, molto belle, molto Molto belle. bello. Benissimo, e allora abbiamo detto dove ti trovi, cioè dove troviamo i tuoi libri, che è la cosa estremamente Sì, importante. do anche le pagine dove potete leggere le mie poesie. Esatto. Ah, ecco, beh, questo è importante, i social, è quello che ti stavo per chiedere, dove Allora, possiamo innanzitutto da ieri trovare? sono anche
Instagram, perché ho fatto l'iscrizione anche lì e quindi mi potete trovare anche Ti ho lì. vista, ti ho vista. Su Facebook, con due pagine, si intitola La poetessa benedetta maledetta. Un titolo un po' particolare, enigmatico, Vabbè, ci sta. e l'altro è Poesie, racconti e consigli fra mamme, perché era nata per un'altra cosa, poi è diventata poi la mia pagina ufficiale, Ah, ho quindi capito. ma rimane così perché È nato così, quindi doveva restare così. Benissimo, allora complimenti, Lorena. Avrei ancora una domanda che mi è venuta Vai. in mente adesso. Visto che Lorena, io ho sentito tanto nelle tue poesie una nota di sofferenza, nonostante ve ne siano alcune, come abbiamo detto, più ottimiste, più aperte alla speranza, al futuro e alla gioia di vivere. Però io penso che queste poesie siano state, diciamo, per la maggior parte frutto di una sofferenza interiore. Invece, nel tuo fantasy, visto anche il genere, cosa c'è di te? Ti sei divertita a scriverlo? È stata una scrittura più leggera? Perché scrivere la poesia è una cosa pesante, perché uno deve scendere nel proprio profondo, tirare fuori proprio quello che ha dentro di sé. E nel fantasy, invece, ti sei lasciata un po' più andare? È stata una scrittura più difficile, meno In difficile? realtà, Raccontaci un po'. no, perché in realtà, cioè, sì, diciamo che mi sono divertita a scriverlo perché il fantasy è un genere che porta al divertimento, nel senso, a parte il fatto che racconta nel fantasy ci sono streghe, vampiri, ci sono Un mondo di persone, fantasia, esattamente. certo. Però in realtà le due sorelle sono un po' come carattere, fanno parte, diciamo, di me, sono le due parti di me del mio carattere, quindi anche lì ho messo le mie emozioni e anche lì Bello, scrivere quello che provavo in quel momento bello. e quindi Certo. ho scritto anche un po' di quello. Certo, però Quindi, ti sei divertita a scrivere, è stato un sì. piacere. Assolutamente, sì. Bene, bene, sono Benissimo. contenta. Brava Lorena, Brava complimenti Lorena, e complimenti. auguri, bravissimi. Allora, bisogna che tutti leggano le tue bellissime poesie. Io lo consiglio Grazie. vivamente questo libro. Assolutamente sì. Vi ringrazio Allora, ancora. Figurati, è giusto così, grazie a grazie a te. te Lorena di essere stata nostra ospite, ti ringraziamo tantissimo. Allora, a questi punti noi vi salutiamo, ringraziamo i nostri ospiti, Ciao. ringraziamo tutti coloro che Ciao a ci tutti. hanno seguito, che ci seguiranno in differita e vi diamo l'appuntamento per mercoledì prossimo. Ecco, Esatto. dalla prossima settimana faremo un'intervista settimanale il giorno del mercoledì alle 17. Perfetto, benissimo. Quindi ci sarà con noi in collegamento da Torino la scrittrice Renata Stoisa. Quindi vi Benissimo. aspettiamo con un ospite di nuovo Aspettiamo. professionale. Un bacio Bene, ciao a tutti, Lorena si è e grazie a tutti. Ciao Isa. aggiornata, ciao, Lorena è alla prossima. aggiornata. Ciao Isa. Ciao Ciao Isa. Eli, ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.